finalmente l'ho fatta i capelli come Sabrina Carpenter, quindi è giunto il momento di ricreare il suo make-up. Innanzitutto facciamo sparire queste curtain bangs, che amo ma sono un po' ingombranti per truccarmi, e andiamo a spruzzare un po' di mist. Lei ha una base estremamente luminosa, quindi andiamo ad utilizzare questo prodotto di L'Oreal Paris, che è il Lumi Glotion, molto molto simile al Flawless Filter di Charlotte, però costa 10 euro. Un po' di fondotinta per uniformare la nostra base, non ne applico tantissimo perché appunto la sua base è molto leggera. Mi concentro nelle zone centrali del viso, che sono quelle più bisognose di coprenza, e sfumo verso l'esterno. Adesso prendo questa palettina qui di Make Up Forever e utilizzo questa colorazione qui, anzi scherzavo, questa qui più scura, per fare highlighting e dare un po' più di coprenza laddove serve, quindi sicuramente contorno occhi, e ne uso un po' anche sulla palpebra per neutralizzarla. Andiamo adesso vicino al naso e sul mento, anche leggermente qui. Ora per il contour non voglio utilizzare lei, ma questo qui di Charlotte, e vado nelle zone solite laterali del viso. Così scolpiamo ma abbronziamo anche un po'. Cioè, io non so se riuscite a percepire la magnificenza di questo prodotto. E poi ricrea perfettamente l'effetto che volevo. Ripulisco leggermente questa zona definendola con un po' di correttore. Andiamo anche un po' ai lati del naso. Per i blush, devo dirvi la verità, sono un po' in difficoltà. Cioè, non so se utilizzare uno di questi di Rare Beauty. Ovviamente dovrà essere un blush estremamente rosato, proprio da bambolina. Oppure se andare con questo qui di Make Up by Mario. Forse andrei con lui. E lo picchiettiamo qui. Molto bello, però dobbiamo caricarlo perché l'effetto su di lei è bello potente. Lo portiamo un po' anche sulle tempie, ma non andiamo sul naso. E adesso ci aggiungiamo un po' di Glow Mon Amour, che è un altro prodotto di L'Oreal Paris, super luminoso e rosato. Andiamo a settare leggermente la nostra base, che deve rimanere bella luminosa, quindi solo nei punti giusti, con questa cipria di Givenchy, che la mantiene appunto bella luminosa la base. Cioè la fissa perfettamente, ma non crea quell'effetto cakey brutto. Ed è la colorazione 03. Adesso fissiamo la nostra base. Carico ancora un po' l'effetto del bronzer con la Hoola. Eppure il blush, che alla fine non è mai abbastanza. Questo appunto è di Rare Beauty Cheer. Dà ulteriore luminosità. Tocco finale prima di passare agli occhi di Ulala di Benefit per illuminare un po' il naso e l'arco di Cupido. Posso ritenermi abbastanza luminosa, adesso faccio leggermente le sopracciglia con un pennarellino. Sugli occhi l'ho studiata, ha un trucco sempre molto molto basic, quindi andiamo a ricreare un'ombra con questo colore qui più freddo della palette di Kylie. Sfumiamo verso il sopracciglio con il color burro, così fissiamo anche il resto del correttore che abbiamo usato per uniformare la palpebra. Poco poco marroncino sotto. Crea una linea di eyeliner cortina e che arriva fino più o meno a metà occhio. Devo dire che il suo make-up si avvicina moltissimo a quello che faccio io di solito. Abbiamo una make-up routine simile. Intensifichiamo lo sguardo con un po' di matita dentro. Un po' di Liquid Soul di Mulac bianco nella parte iniziale dell'occhio. E poi mascara. Terminiamo adesso con la combo labbra. 10 ore per decidere la matita labbra, che è la numero 03 di Astra. Secondo me è similissima a quella che ho utilizzato per il videoclip di Espresso. E dentro il numero 100 dei Matte Resistance di L'Oreal Paris. Lei lascia sempre molto ben visibile la linea esterna della matita labbra, non la sfuma troppo. Fissante. Ed ecco a voi Sabrina Carpenter dei poveri. Raga, devo dire che sono molto soddisfatta di questo make-up. Cioè, secondo me ci siamo avvicinati tantissimo al suo. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi aspetto su IG. Ciao!